Leadership and learning are indispensable to each other. In questo secondo video continuiamo a porre le fondamenta necessarie per rispondere alla domanda come diventare un buon leader, seguendo la traccia che ci offre la citazione di JFK, secondo la quale la leadership e l'apprendimento sono strettamente collegati. Nel video precedente ho fatto un po' di chiarezza su cosa si intende per leadership, gli indicatori chiave per capire se il leader sta facendo un buon lavoro, gli ingredienti chiave per analizzare il potenziale per il ruolo di leader. Ora quindi passiamo a parlare di apprendimento. Anche su questo punto vale quanto detto circa la leadership. Concetti e parole chiave possono avere diversi significati in base alla cultura di appartenenza. Nella cultura italiana, apprendere viene spesso associato a sapere, ad accumulare nozioni tramite strumenti come libri, corsi di formazione, corsi di laurea. Di fatto l'apprendimento di cui ha necessità e di cui è responsabile un leader non è sapere, non è avere un buon bagaglio di nozioni. Per carità, questo non significa che sapere, avere nozioni non serva, tutt'altro. È che se si ragiona in termini di apprendimento uguale sapere, uguale accumulare nozioni, si finisce fuori strada. Aiuti invece a avere chiaro che apprendere ha a che fare con cambiare comportamento. Il ragionamento è molto semplice e parte da una domanda elementare. Perché è necessario apprendere? Risposta molto semplice. È necessario apprendere per avere risultati migliori, incluso ottenere gli stessi risultati impiegando meno risorse. Allora, una verità inconfutabile dice che se fai quello che hai sempre fatto, otterrai quello che hai sempre ottenuto. La conseguenza logica è che se vuoi ottenere risultati diversi, devi fare qualcosa di nuovo e diverso da ciò che hai sempre fatto. Ma non qualcosa di nuovo e diverso tanto per fare qualcosa di nuovo e diverso. Qualcosa di nuovo e diverso che ha un nesso causa-effetto con l'ottenere maggiori risultati e o consumare meno risorse, meno tempo, meno energia, meno attenzione, meno soldi, eccetera. Fare qualcosa di nuovo e diverso, se non fosse chiaro, significa cambiare ciò che facciamo. O ancora meglio, per migliorare i risultati, per massimizzare il valore che creiamo per noi e o per altri, ci saranno comportamenti da continuare perché creano valore in modo efficace ed efficiente. Altri comportamenti da ridurre o eliminare perché non creano valore o non creano abbastanza valore, e altri ancora da iniziare perché iniziandoli porteranno nuovo valore. Ora, a continuare non si fa fatica, ma ridurre, smettere e iniziare nuovi comportamenti invece sì, perché comporta apprendere nuovi schemi mentali e comportamentali e lasciare andare vecchi schemi mentali e comportamentali. Motivo per cui è spesso vero che il vero apprendimento implica disapprendimento, disapprendimento di schemi mentali e comportamentali obsoleti e improduttivi, oppure non più produttivi. Chiarito cosa significa veramente apprendere, vediamo che nesso c'è con la leadership. Abbiamo detto che il mestiere del leader è quello di creare il massimo del valore. E come si crea il valore? Si crea risolvendo problemi alle persone che si sceglie di servire. Se pensiamo al contesto aziendale, significa risolvere i problemi dei clienti. E come si massimizza il valore? Si massimizza risolvendo i problemi meglio della concorrenza. Meglio della concorrenza nel senso che si forniscono soluzioni più efficaci e o ad un minor costo. E attenzione, il costo non solo monetario, il famoso prezzo, ma anche c'è cioè, il costo energetico, il costo logistico. Quindi, in ogni momento dato, il leader deve trovare modalità per massimizzare il valore creato rispetto alla concorrenza. Per farlo, dovrà prestare attenzione a cosa vuole il cliente, cosa offre la concorrenza e ai cambiamenti dell'ambiente a livello tecnologico, sociale, economico e politico. Rapido esempio, Blockbuster è morta perché i suoi leader non hanno prestato attenzione ai cambiamenti dell'ambiente esterno e o alle soluzioni dei competitors che utilizzavano nuove tecnologie e non hanno portato nella propria azienda i cambiamenti necessari. In sintesi, non hanno appreso, hanno continuato a fare
quello che hanno sempre fatto e sono morti. Kodak, idem. Nokia invece, idem con patatine. Quindi ora dovrebbe essere più chiaro perché la leadership e l'apprendimento, nel senso non italiano di sapere qualcosa, ma di cambiamento e adattamento continuo all'ambiente, alle sfide competitive, sono strettamente collegati. Ecco perché una persona che è alla guida di un business deve saper leggere i cambiamenti dell'ambiente esterno, cogliere le opportunità che questi cambiamenti portano per creare più valore, gestire i rischi che questi cambiamenti portano di distruzione di valore, e deve orientare il comportamento delle persone dell'azienda verso i cambiamenti necessari. Più precisamente, il leader dovrà creare e aggiornare in continuazione la strategia di creazione di valore, ingaggiare e energizzare le persone a dare il massimo contributo alla realizzazione della strategia, visto che la strategia, anche se la fai ed è bellissima, ma le persone non la mettono in pratica, di valore non ne crea. E allineare i driver del comportamento delle persone. Vediamo cosa significa questo punto. Per allineare si intende il processo di continuare ciò che funziona, che è utile e crea valore, ridurre o eliminare ciò che non funziona, non è utile e non crea valore, e introdurre, iniziare ciò che non si sta facendo ma che se fatto crea valore. E quali sono i driver del comportamento delle persone che occorre allineare? Sono la cultura aziendale, i processi, i ruoli, i KPI, indicatori chiave di prestazione, e la motivazione, le competenze e l'ego infantile delle persone. Ok, andiamo verso la chiusura con un riassunto dei punti chiave. La leadership comporta la massimizzazione del valore creato per i clienti serviti. Per massimizzare il valore creato è indispensabile l'apprendimento continuo, nel senso di vigilare sui continui cambiamenti, la concorrenza, politici, economici, sociali e tecnologici, del mondo esterno, e allineare, cioè cambiare le variabili chiave dell'ambiente interno, come cultura, processi, ruoli, KPI, motivazione e competenze delle persone, gestendo i loro ego infantili. Bene, ora abbiamo le fondamenta concettuali, gli ingredienti di base per dare una risposta pratica e concreta alla domanda cosa aiuta a diventare un bravo leader. La vedremo nel prossimo video, per cui mi raccomando, se ancora non sei iscritto, iscriviti al canale per non perderti i prossimi contenuti. Per cui ora ti saluto e alla prossima.